L'osservatorio del mercato immobiliare, detto anche OMI, è nato come OVI, Osservatorio dei Valori Immobiliari, in seno all'ex ufficio tecnico erariale, ora agenzia del territorio, da circa 15 anni. Man mano nel corso degli anni è stato sempre più perfezionato e questo strumento che era nato ad uso interno è stato esternalizzato soprattutto per garantire una certa trasparenza del mercato immobiliare che prima mancava e per dare agli operatori di mercato una serie di segnali e di input per poter effettuare tutte le valutazioni del caso. Non a caso il nome è Osservatorio del Mercato Immobiliare, perché l'agenzia del territorio fa un'osservazione, quindi non fa assolutamente alcuna previsione degli scenari futuri, fortunatamente perché sarebbe molto ostico e complicato farli, però grazie anche alla banca dati dell'agenzia, che noi possiamo anche incrociare con altre banche delle pubbliche amministrazioni, riusciamo a effettuare dei lavori statistici di una certa qualità e che si stanno sempre più affinando e sono sempre più capillarmente diffusi con analisi puntuali su tutto il territorio nazionale. Bisogna anche tenere presente la realtà immobiliare del mercato partenopeo, perché Napoli è una città con delle peculiarità uniche, in quanto, a differenza di tante altre grandi capitali europee, non si è proceduto per ampliamenti, ma per sventramenti, per cui noi abbiamo la possibilità di trovare nel raggio di poche centinaia di metri moderni edifici o edifici del Novecento o addirittura risalenti all'età medievale. Quindi effettuare un osservatorio contraddistinto la divisione in alcune zone è stato sicuramente molto difficile, però con il massimo impegno che l'agenzia ha profuso si è riusciti oramai ad avere un ventaglio di valori più che affidabile, soprattutto per quanto riguarda la tipologia del residenziale. Purtroppo per le altre tipologie ci sono una serie di difficoltà superiori, perché noi sappiamo bene che è facile anche a Napoli trovare uno stesso edificio, negozi ad esempio con valori completamente differenti. Basta pensare a un fabbricato che affaccia su via Roma e un negozio invece che sta sul lato retrostante su Vico Lungo San Matteo. La particolarità dell'osservatorio del mercato immobiliare, a differenza di tanti altri listini immobiliari, è che noi diamo pari dignità a qualsiasi zona del territorio provinciale. Quindi non siamo solamente improntati a dare valori precisi per le zone bene, Posillipo o Chiaia, ma anche i comuni più periferici del Nolano hanno comunque una valorizzazione anche in termini di range di valori, sia di mercato e sia di locazione. L'attività dell'osservatorio del mercato immobiliare non si limita a cacciare fuori dei valori per le tipologie immobiliari, ma effettua anche tutta una serie di pubblicazioni e di studi che sono pubbliche e sono visualizzabili sul sito dell'agenzia, come le note territoriali semestrali dedicate a diverse città italiane, tra cui le più importanti è sicuramente anche Napoli, oppure le note trimestrali che analizzano per il residenziale, ma anche per le altre tipologie, tutta una serie di studi statistici a livello nazionale, facendo anche dei paragoni tra nord, sud, centro, centri principali e città non capoluogo.